Ci sono altre cose che ci vogliamo dire, ragazzi? Sì. Bravo, noi ce ne andiamo prima di sentire quella, neanche Gesù. Pronto, faccio Maria De Filippi, che mi porto qua in... Lei prima ha detto che quando qualcuno ha un obiettivo grande da realizzare deve avere più persone che lo sostengono. Magari però quando la sua idea non piace alle persone sbagliate che hanno il potere di fermare la sua idea, è difficile realizzarla. Vediamo se ci sono altri che vogliono integrare anche questo o vogliono fare altre domande. Le dico una cosa io. Io insegno, sono più sostenuto. Mi chiamo Carla Carloni, insegno diritto e economia. Oh no, non lo collega qua, chissà quanto sciocchezza ho detto, lei le ha capite tutto. No, assolutamente, no, le volevo dire una cosa. Lei mi crede quando le dico che negli ultimi anni io faccio fatica ad insegnare, a trasmettere la legalità? Sì. Nel senso che, legge, ha detto giustamente lei, ne abbiamo tante, le normative ce ne sono. Quello che manca è la parlatura anche degli occhi. La parlatura degli occhi. Manca perché i giovani, i nostri ragazzi, non si guardano sempre meno negli occhi. Ci sono i nuovi strumenti, le nuove tecnologie, i nuovi mediatori didattici che ci hanno utilissimi per certe cose, ma quello che manca è quello, sono gli esempi. Lei è un grande esempio, io credo che abbia una preparazione giuridica granitica, insomma, robustissima, eccetera. Ma secondo me, ecco, e quindi, secondo me la cosa più grande che lei ha è il cosiddetto terzo occhio. Lei come persona e come valori è una grande persona e io auspico a lei tanta salute e tanto bene in modo che lei possa girare ed essere una testimonianza che i giovani hanno bisogno di testimonianze, di persone vere, verità, giustizia, bello, sentiamo, sono parole, sono leggi, mancano gli esempi concreti, mancano persone nella famiglia valide, dalla prima società che abbiamo, la famiglia, cioè vivono i ragazzi in una società piena di crisi di valori, problemi economici, i nostri problemi economici sono problemi di valori, crisi di valore. Quando lei ha avuto la fortuna di lavorare a fianco di certe persone, sono stati momenti grandissimi problemi, morti, così, ma c'erano più persone che credevano, c'erano più persone vere e non bisogna essere da soli per fare delle battaglie, bisogna avere coraggio e non bisogna essere soli. Ecco, lei è una splendida persona che io veramente, non Renzi con il treno, altre volte insieme a lui dovrebbe girare in tutta Italia, in tutte le scuole e parlare e testimoniare con la sua presenza ai ragazzi il valore della trasparenza. Mi presento, io sono Giorgio Santini, prima non ho parlato ma intervengo adesso dietro l'intervento del ragazzo. Perché? Perché io sono di Senigallia, con le ultime elezioni politiche, dopo l'alluvione che abbiamo subito, mi sono messo in questo malaffare che è la politica, con una lista civica chiamata Senigallia Bene Comune, per dare subito la proiezione di dove vogliamo andare, e il cavallo di battaglia è sempre stata la trasparenza. Cioè nel programma elettorale abbiamo messo che noi saremo arrivati al dettaglio delle singole fatturazioni sul bilancio per consentire ai cittadini di poter controllare tutto. Perché la trasparenza passa dalla questione economica, cioè la mafia, la corruzione passa tutto tramite i soldi. Se noi riusciamo a mettere nero su bianco tutto quello che entra e tutto quello che spende, siamo in grado di controllare l'operato di tutti. Allora, perché dico adesso, faccio questo intervento? Perché alla mia età, a 59 anni, mettersi in politica... È buono, certo. Ho sbagliato a non farlo prima. Però i miei figli si sono spaventati, perché in questo periodo, come Senigallia Bene Comune, noi abbiamo messo a nudo le reali problematiche della
dei partiti, non della politica, che la politica è buona, è una cosa buona. Invece i partiti, sia di maggioranza che di opposizione a Senigallia, non stanno facendo niente per il bene della città. Abbiamo segnalato sia quelli che sono l'opposizione, sia quelli che sono la maggioranza, arrivando al prefetto, alla procura, alla Corte dei Conti, all'ANAC, e stiamo segnalando continuamente, c'è troppa roba, stiamo scavando. Però questo lavoro va fatto nel modo corretto. Quando si dice che gli atti devono essere divulgati, prima di fare qualsiasi cosa noi non è che dobbiamo rettare chiacchiere del signore o del bar o di quelle cose, cioè, ah, guarda che quello ha fatto quello, no? Bisogna acquisire i documenti, controllare tutto, pubblicare gli articoli. Quando facciamo, io li chiamo i dossier di Senigallia per il comune, cioè facciamo anche 200 pagine di documenti allegati prima di fare una segnalazione. E questo non lo facciamo da solo. Pietro Sartini, anche se l'unico consigliere, perché prendere un posto in consiglio a Senigallia non è facile, ci sono altre 10-15 persone che lavorano, la squadra, e stiamo ottenendo tante richieste di entrare, ci hanno contattato 80 famiglie adesso per entrare e collaborare con noi, perché siamo l'unica realtà che è trasparente, non si possono fidare nessuno. Voi vi dovete riappropriare del vostro futuro, cioè adesso non dovete schifare la politica, ma dovete mettervi di fianco a chi è che vuole costruire. In qualunque realtà potete andare anche nei partiti. L'importante è che non perdete la dignità, la trasparenza che ogni essere umano ha. Quando io scendo a compromessi, qualunque compromesso io faccio, non sono più un essere libero, un uomo. Io ho perso la mia umanità e mi sono messo a servizio della corruzione. Qualunque cosa io faccio, in qualunque atto io faccio, io mi devo sempre mantenere integro. Perché? Perché altrimenti non sono ricattabile. Qualunque cosa io ho fatto di sbagliato, chiunque mi può ricattare. Io sono una scheggia impazzita nell'ambito del Consiglio Comunale del Senigallia, mi sono adesso associato a Cumar, che stiamo facendo tante battaglie. Nell'ultima giornata della trasparenza, di 24 consiglieri, tutto quello della giunta, non c'era nessuno, solo io, di consiglieri ascoltati. Perché? Perché loro non vogliono ascoltare, perché loro devono eseguire gli ordini di partito, di squadra. Quando sono arrivato a segnalare il segretario comunale perché non mi dava accesso al protocollo che è scritto sul regolamento del comune, articolo 7,7, i consiglieri hanno accesso a tutte le banche dati informatizzate del comune, e tu non me lo dai, arrivi a scrivere al prefetto dicendo che secondo me c'è la trasparenza, c'è questo, ma che trasparenza? Un impiegato può vedere tutta la posta in arrivo, io che sono un consigliere che rappresento 2000 cittadini non posso vederla. Vi rendete conto in cosa siamo capitati? Cioè, non è che a Senigallia, città turistica, tanti eventi con il summer, qua, è una città a posto, no, è da rifare la rifondamenta, ma tutti sono così, tutti i comuni, tutte le regioni, tutte le amministrazioni. C'è bisogno di gente onesta. Riappropriatevi di questa identità, voi siete il futuro nostro. I miei figli hanno avuto paura, che hanno detto, ma va a finire che te fanno fuori. Io ho detto, se questo è il sacrificio andiamo avanti, ma non penso. Perché non sono solo, dietro di me ci sono 15 persone più alte che mi hanno sostenuto. Io metto la mia faccia perché sono l'interlocutore nel consiglio comunale, quando vado a fare gli accessi, quando vado dal prefetto, quando vado in procura. Però dietro di me c'è altra gente. Ecco perché non dovete mai camminare da soli. Quando l'avvocato Adriana Laudani diceva che bisogna fare squadra, bisogna fare gruppo, è importantissimo. Da soli non cambiate nulla. Ma già quando 3-4 si riuniscono, gli altri vengono attirati. A Cumar, che non è una realtà che c'ha migliaia di persone che lavorano, siamo quattro gatti, ma quattro gatti che stiamo ribaltando la situazione all'interno della regione. Tutti stesso stanno correndo a fare le carte dei servizi perché Fabio Amici, che è lì, ha avuto il coraggio di diffidare tutte le amministrazioni comunali, Ancona, Senigallia, Iesi, Fabriano, l'ASU, l'ATA. Cioè, avere la capacità di fare questo vuol dire
riaccorparci della nostra realtà, della nostra Costituzione, del nostro futuro, ma soprattutto riuscire a recuperare tutti i soldi che ci hanno rubato. Il deficit pubblico è stato causato solo e esclusivamente dalla non trasparenza e corruzione. Finché non eliminiamo questo, noi saremo sempre dei falliti. Siccome voi avete profana vita, i lavori non ci sono, riappropriatevene. Cercate di imporvi, cercatevi da fare in politica, polis, politica, non in partitocrazia. Perché i partiti, tutti, anche quelli che abbiano le banderuole, 530 deputati hanno cambiato lista in questa legislatura. È una cosa scandalosa. Cioè, che cavolo vengono a raccontarci? Questi sono degli opportunisti in punto e basta. Dobbiamo togliergli questa possibilità. Devono lavorare come tutti fino a 67 anni, non devono prendere stipendi da favola, perché se uno ha la dignità di essere umano che stabilisce la Costituzione e dal suo lavoro gli bastano 800 euro, questi più di tre volte non devono prenderla, perché è tutta truffa. Io volevo, ecco, mi concentrate un minuto o due. Quindi conoscere le norme per poter pretendere l'applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo delle norme meravigliose, come ha detto l'avvocato, che però dobbiamo conoscere. Ci sono degli obblighi che i comuni, le regioni, le province purtroppo non lo stanno osservando. Le giornate della trasparenza. Ogni ente locale deve fare ogni anno almeno una giornata della trasparenza. Lo deve fare dal 2010, è il decreto legislativo 150 del 2009, che spesso non viene citato. È un obbligo. Noi dobbiamo diffidare enti locali grandi, di un certo spessore, come ospedali, enti sanitari, comuni, per far fare la giornata della trasparenza. Noi abbiamo istituito un comitato Amici della Trasparenza, questo volevo dirvi, per non farvi sentire soli. Noi abbiamo costituito un comitato Amici della Trasparenza, qui c'è il presidente che è uno studente, e vi invitiamo ad iscrivervi, però abbiamo bisogno delle istituzioni che ci aiutano, perché questo comitato l'abbiamo istituito di valore, di spessore, ma io sono solo in questa associazione, siamo pochi. Se le istituzioni ci aiutano, o ci aiutassero, noi in questo comitato vi potete iscrivere tutti, vi diamo tutte le informazioni, cosa dicono le leggi, quali sono gli obblighi di trasparenza, perché questa trasparenza viene dall'Europa. Se l'Italia ha messo in atto queste norme, non è che l'ha fatto per scelta del politico, mai l'avrebbe fatto, perché l'Italia appartiene con dei patti all'Unione Europea. La lotta alla corruzione viene da una decisione dell'ONU di 20 anni fa, quando hanno stabilito che la corruzione è un danno enorme, più della fame, più della guerra nel mondo. E l'Italia, appartenendo all'Europa, in questa graduatoria di Transparency International di cui parlava prima l'avvocato, è negli ultimi posti. E l'Europa, quando vede che l'Italia non cresce, pretende dal governo italiano leggi sempre più serie, ma sono leggi che sono l'apparenza, ma nella realtà, scendendo nei territori, non vengono osservate. E questa è la grave realtà. Quindi uniamoci. Io vi vengo tutti i giorni nelle vostre scuole, gratuitamente, io dedico la mia vita a questi temi da 3 anni. Ho lavorato nella pubblica amministrazione a controllare le pubbliche amministrazioni, per mia fortuna ho maturato un'esperienza di controllo. Stava la Ragioneria dello Stato, uno degli organi statali preposti al controllo della legalità, erano le misure dei conti in molte scuole. Mi dedico a questo, sono a vostra disposizione. Però sono utile, faccio comodo alle istituzioni quello che faccio oppure no? Questa è la mia domanda. Se faccio comodo dobbiamo camminare. Le istituzioni devono impegnarsi a dare gli strumenti a questi giovani per controllarli. Perché è inutile chiamarli una volta qui e poi basta. No, allora, dottor Amici, dobbiamo camminare giornata, seriamente. Questa giornata è proprio la testimonianza, no? Sì, però deve essere un inizio di una svolta, perché così non si cammina lontano. Chiamiamo una classe, le altre classi che non sono, chi ci lavora? C'è un impegno qua dell'ufficio scolastico regionale, l'ho letto prima, con la Corte dei Conti, voi dovete pretendere che venga rispettato. Caro dirigente scolastico, tu fai parte di questa struttura del più. Allora, dottor Amici. No, io scusi se sono così impetuoso, però io ci tengo a queste cose. Non volevo rompere quest'aria magica che si è creata nell'aula e che ci ha regalato gli stessi sguardi intensi ai quali ho potuto assistere, di cui ho potuto godere ieri a Pesaro. Io prima di tutto volevo portare i saluti dell'amministrazione regionale, che purtroppo l'assessore Bravi non è potuto intervenire, però ci teneva a mandargli i suoi saluti, e soprattutto volevo ringraziare i ragazzi, perché
è stato veramente bello vedere come sono in grado, cioè sono assetati di risposte, di esempi, di passione. E non voglio ringraziare Adriana, perché la ringrazio in tutti i momenti, perché per noi è stato grande di interpretare il suo pensiero. Voglio ringraziare soprattutto voi, e la scuola e i professori che ci hanno creduto e che hanno capito quanto è importante, diciamo, che soprattutto che i ragazzi crescano come cittadini responsabili, cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. E penso che oggi abbiamo, grazie appunto a questo incontro, alla passione che l'avvocato Laudine è riuscita a trasmettere, a buttare un semino per una cittadinanza responsabile. Ringraziamo chiaramente anche la Cumate che ci spinge continuamente a lavorare in questa direzione, e speriamo di poter replicare anche questi incontri sul territorio, e invitiamo anche voi a diffondere, diciamo, l'utilità di questi momenti, così da poter avere per il futuro una partecipazione ancora più ampia, perché per ciascun ragazzo che, cui arrivano questi messaggi e questa sensibilità, è un grande successo, proprio per l'individualità che ognuno di noi è la grandezza dell'individualità di ciascun ragazzo. Io mi sento di ringraziare di nuovo tutti e... Cioè, la normativa anticorruzione finalmente è stata chiarita l'applicazione anche nelle scuole, nelle istituzioni scolastiche. L'ANAC ha emanato una delibera e adesso gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione sono chiari. C'è un piano anticorruzione, c'è un responsabile della prevenzione della corruzione che è il direttore dell'ufficio scolastico. C'è un piano anticorruzione che riguarda tutte le scuole della nostra regione d'Italia. Questo piano dovrebbe essere divulgato, diffuso agli studenti. Vi faccio un esempio. In questo piano anticorruzione si rifà le linee guida dell'ANAC, ha visto quali sono i settori più alto rischio di corruzione. Uno di questi, sapete qual è? È il metro di misura con cui venite giudicati, che spesso viene influito da fattori esterni, tipo uno è il figlio del sindaco, bisogna che è promosso, l'altro è il figlio del partito. E l'ANAC ha cercato di curare questo rischio. In che modo? Tramite i piani di prevenzione della corruzione, che ci sono, devono essere sul sito vostro. Anche voi avete l'obbligo e il sito di mettere l'amministrazione trasparente con tutti i documenti. Quindi ecco l'invito che vi faccio io: fate dei laboratori attivi, cioè la scuola è la prima pubblica amministrazione con cui loro quotidianamente si confrontano. Allora, fate le giornate della trasparenza come ha fatto la scuola di Lugo che vi ha invitato, organizzate, spiegate il piano anticorruzione vostro, fate vedere sul sito che cosa c'è nel sito del vostro istituto scolastico. E se mancano questi dati, c'è l'accesso civico, ma l'accesso civico, io l'avvocato Trapero ho conosciuto, quando ha fatto l'accesso civico era responsabile della corruzione dell'Era Marche, un ente strumentale della regione importante. Quando uno fa l'accesso civico, quello che riguarda i documenti che mancano sul sito, ha un effetto importante. Se voi vi munite di una PEC, di un indirizzo di posta elettronica certificata, è per gioco, prendete in esame i siti degli enti di tutta Italia e gli fate un accesso civico. Voi li mettete in crisi come ho fatto io ho iniziato così. Io sono sopravvissuto. Lui è sopravvissuto, ma lui quando ha ricevuto l'accesso civico, io che sul sito mancano le carte dei servizi. Le carte dei servizi. Fabio, dobbiamo chiudere perché i ragazzi devono andare via. Grazie. Adesso c'è la pausa, poi la seconda parte. Dovrebbe essere l'alba che iniziava la seconda parte. Ma c'è la seconda parte adesso? Ah, beh. Non so se andare da quella parte. No, ti puoi dire. Andate pure, ragazzi, aspettiamo 15 anni dopo. Ma sei passa da qui? Non è che vuole stare pure per la seconda parte? Che mi pare un po'... Oh,
Quindi Giacomelli che prende appunti anche oggi. Cioè, vengo rimuoto da me e poi dopo voglio da casa. Poi ciao, non si è andiamo a lui. Ciao. Ditemi. Sì, sì, io sono in macchina. Io sono davanti. La macchina è piena. Non so. Ah, volevi salutare. Da una parte il Consiglio Comunale per fare una cosa diversa deve portare una variazione di bilancio, capisce questo? Allora, da noi ci dobbiamo ricordare questo nell'esercizio della funzione. La vediamo dopo. Chiama. Io non ho diritto soltanto a conoscere la decisione, ma anche a conoscere le ragioni. Ma no, ormai le mostro, voglio essere brutale con lei, e il diritto di accesso generalizzato di cui al grandissimo decreto, cioè è quasi, no, non è che l'ha ridotto, ma ha superato, cioè fa sì che sono poche le cose che possono fare. Lei può fare, per esempio, lei che mantiene un diritto, no, ma anche lei, formiamo il caso, faccio un esempio concreto. No, non si preoccupi, un esempio concreto, cioè, noi siamo un comune, cioè, le pratiche che riguardano la misura dei bambini agli asili, tutti attenti a quello che leggi. Tutti i cittadini hanno diritto a vedere il bando e la graduatoria finale. Lei ha diritto a vedere, per esempio, dicevo, come mai, il figlio di Adriano Lauderi che guadagna 20 in più, ha superato il figlio della signora Rosa che viene. Lei da consigliere comunale ha diritto al cittadino, certo. Quindi l'ambito resta ideale, però dobbiamo sapere che tutte le informazioni, dati di rilevanza pubblica, di interesse pubblico, abbiamo diritto di sapere. Ok, grazie, è stata veramente... Quello dei cose delle cantone, potrebbe, però, però, però,
Io ora queste parti qua le dobbiamo Siamo puntuali. Sì, sì, sì. Adesso un attimo a prendersi qualcosa. Hanno fatto bene. Adesso sono le 15:40. Ah, sì, sì. Cominceremo tra...